Un Andrea Alessi sempre più superstar è stato il grande protagonista della terza prova di Coppa Italia disputatasi nelle scorse settimane a Domegna. Pur gareggiando in condizioni fisiche tutt'altro che ottimali, l'atleta cusiano soffriva di una tallonite, Alessi ha voluto scendere in acqua in tutte e tre le specialità classiche dello sci nautico per non deludere il pubblico di casa. Un gesto di grande generosità che i tifosi omegnesi hanno apprezzato. Ti sembra che hai sciato decisamente bene allora stamattina? No, è da una settimana che non scio, dallo scorso weekend, quando sono tornato dagli europei, perciò il clima è un po' diverso e in più insomma, mi manca una settimana di sci, perciò era per entrare più che altro in finale, penso di esserci riuscito, anzi sicuramente non so. Al momento sei in testa insomma. Sì, vabbè, non lo so, probabilmente sarò... Sì, nei primi tre, perché ne mancano ancora due di sciatori, perciò... Vabbè. Vediamo poi per il salto. Adesso il salto ci devo pensare, perché col freddo una tallonite, col freddo mi fa molto male, perciò sono ancora indeciso, penso di saltare comunque. Sono l'altro per non deludere tutta la gente che viene a guardarti, non so, dai. Ma siccome ho ancora campionati italiani assoluti e un'altra gara a Ravenna, non vorrei farmi male adesso al tallone e non riuscire poi più a saltare dopo. Alessi, che è campione del mondo in carica, ha onorato il suo titolo di campione europeo, conquistato una settimana fa in Grecia, andando a vincere nel salto con un balzo di oltre 57 metri ed in slalom con 5 boe a 11 metri. Il fuoriclasse omegnese ha battuto un altro campione di casa, il gozzanese Chicco Buzzotta, anch'egli sceso in acqua in condizioni fisiche non buone, un dolore alla caviglia che lo ha costretto, al termine della gara di salto, a ricorrere alle cure dei sanitari. Con 5 boe a 12 metri, Chicco Buzzotto è stato questa mattina nelle semifinali della terza prova di Coppa Italia il migliore. Soddisfatto della prestazione, Chicco? Sì, abbastanza. Sono partito per ultimo e quindi sapevo già cosa dovevo fare, perché Alessi ne aveva fatte 4 e fino a che sia sera primo. Quindi sapevo che dovevo farne almeno 4 e mezza per essere in testa oggi. Il lago non era bellissimo e quindi sono abbastanza contento della prestazione. Due anni fa hai avuto un grave incidente al ginocchio e ti avevano dato per finito sportivamente, invece hai avuto una grande forza di volontà. Chi ti ha aiutato in tutto questo? No, mi hanno aiutato tantissime persone, a cominciare dalla mia famiglia, dal dottor Marcacci che mi ha operato a Bologna, dal fisioterapista, da Ricky Casilli che è il mio allenatore e tutti quanti quelli che mi sono stati vicini. E della stagione che si sta concludendo? Ma sono abbastanza soddisfatto, sono arrivato terzo in combinata agli europei assoluti, in figure ho sciato abbastanza bene, ho rifatto 10.000 punti, quindi speriamo di fare un bel fine stagione adesso con gli assoluti che sono tra una settimana a Milano. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, questa è la penultima prova, la prossima sarà a Ravenna tra 15 giorni? Sì, speriamo, adesso è cominciato bene, speriamo finisca ancora bene e di sciare bene a Ravenna che è la prova conclusiva. Ascolta, tutti vogliono vederti, soprattutto i tuoi amici cusiani, come Alessi ai vertici del mondo. Il prossimo anno in Francia ci saranno i mondiali, ti stai preparando in modo particolare per questo appuntamento? Ma quest'anno, a dire la verità, non ho sciato tantissimo perché ho avuto la maturità, quindi ho studiato. Niente, per l'anno prossimo io comincerò presto la preparazione, proprio finalizzata ai campionati del mondo. Una gara decisamente spettacolare, quella omegnese, anche se molti degli atleti che hanno dato vita alla terza prova di Coppa Italia erano reduci dagli europei ed hanno corso con un occhio ai campionati italiani. Nello sci nautico celebriamo sempre i grandi campioni e ci sembra giusto, ma dietro c'è anche il lavoro di personaggi oscuri, il cui lavoro però è estremamente importante. Uno di questi, senza falsa modestia, è Riccardo Casilli. A lui si deve anche qualcuna delle tante medaglie che in questo momento sono arrivate nel Cusio.
Cosa vuol dire fare l'allenatore di un, soprattutto dei giovani? Ma senz'altro, prima di tutto sperare che la buona sorte ti possa dare dei ragazzini su cui lavorare, e per noi dello sci nautico è sempre una cosa piuttosto difficile. E senz'altro è un lavoro mostruoso di base nei primi anni. Cosa si intende per lavoro mostruoso di base? Cioè impostare i ragazzi in un determinato modo con dei movimenti di base corretti che poi possano dare loro una posizione di base e delle basi tecniche corrette per poter andare continuamente avanti nella loro carriera di sciatori, ecco. Solitamente magari altre volte si è assistito a ragazzi molto giovani, avevano delle grossissime prestazioni e dopo, per carenze magari tecniche, si sono fermati. Ecco, diciamo che in questi ultimi anni si è cercato di dare un pochino un nuovo corso a questi ragazzi che stanno venendo su in questo momento, cercando di curare un pochino di più le figure e soprattutto in un determinato modo, e poi con lo slalom in salto. Ecco. E la tua ultima creatura è Federica Primatesta, che ha vinto 15 giorni fa in Spagna la medaglia d'oro nel settore giovanili. Quali sono gli altri ragazzi che stai preparando che in futuro potrebbero ancora dare delle grandi soddisfazioni allo sci nautico azzurro? Guarda, hai detto bene, Federica senz'altro è bravissima e lo sappiamo tutti, ma ci sono anche altri ragazzini che stanno venendo su molto bene, e allo sci nautico Cusio soprattutto. Vorrei citare Eugenio Penna, che agli europei in Francia, al suo primo europeo giovanile, è arrivato secondo a pochissimi punti di distanza dal primo, un italiano per giunta. E, per esempio, ieri c'è stato Jacopo Lazzari, che ha superato per la prima volta i 5.000 punti, e senz'altro per lui è un risultato brillantissimo. Per cui non direi che lo sci nautico Cusio rispetta sempre la tradizione per i giovanissimi. Ecco. L'ultima considerazione: chi può fare lo sci nautico? Lo sci nautico non diciamo tutti, perché non è vero, anche dal punto di vista fisico intendo. Ma secondo me lo sci nautico lo possono fare tutti i bambini che sanno nuotare, che hanno una certa dimestichezza con l'acqua. E senz'altro è più difficile per un adulto che vuole iniziare e vuole imparare, perché penso che le spese siano senz'altro elevate. Secondo me potrebbero cercare di avvicinarsi molti bambini che forse ritengono lo sci nautico uno sport proibitivo e che forse in effetti non lo è, soprattutto a Omegna, devo dire. Nel settore femminile si è messa in luce Marina Mosti, una ragazza cortinese da anni residente a Omegna per motivi sportivi. A Omegna la Mosti ha vinto la gara di salto e di figure, lasciando ad Elisabetta Galli la prova di slalom. Protagonista da sempre nello sci nautico italiano, da tantissimi anni perlomeno, Elisabetta Galli. Un primo commento su questa nuova formula di gara della Coppa Italia, con queste eliminatorie, queste semifinali e queste finali. A voi atleti piace questo nuovo modo di gareggiare? Ma c'è da dire che sicuramente è un passo verso nuove competizioni e chiaramente stanno riuscendo perfettamente. L'unica cosa di negativo che può esserci è che non sono fatti su piani d'acqua perfetti e di conseguenza può incidere la prestazione, però penso che sia una cosa positiva. Parliamo un po' di Elisabetta Galli, sei soddisfatta di come è andata la stagione fino a questo momento? Ma non sono particolarmente soddisfatta, perché non ho brillato eccessivamente con grandi risultati. Sono arrivata quinta agli europei e sicuramente avrei potuto sciare meglio e pretendere di più da me stessa. Invece per quanto riguarda la Coppa Italia? La Coppa Italia siamo tre a pari punti e nelle ultime due prove, questa che è domani la finale e fra due settimane a Ravenna, si deciderà chi vince.